Bentornati in diretta, questa è RKO News con Paola Pagone, sono le 17.20 di questo giovedì 4 di giugno 2020, di questo anno bisestile che tante sorprese ci ha portato. Oggi torneremo su un po' di argomenti che stanno ancora facendo parlare di sé, tra cui la questione appunto di George Floyd, con tutto ciò che ne sta conseguendo in America, e guarderemo non solo. Ci terrà compagnia, come sempre, il giornale nazionale di Popolare Network, Radio Popolare di Milano, che come sempre ci accompagna anche per quanto riguarda la selezione delle informazioni, e poi daremo uno sguardo all'estero, ma anche alla Puglia e anche a qualcosa che riguarda un po' tecnologia e innovazione. E io ringrazio Domenico Cuoccio, che come sempre cura la nostra selezione musicale, che oggi ha pensato di farci aprire questa puntata con un pezzo di Tricky, con Christian Sand, che ci andiamo subito ad ascoltare, e poi torniamo tra pochissimo con le notizie del giorno. Forever, what does that mean? It means we'll manage.
English, master your language. And in the meantime, I'll create my own. It means we'll manage, master your language. And in the meantime, I'll create my own. It means we'll manage, master your language. And in the meantime, it means we'll manage, master your language. And in the meantime, I'll create my own. You and me, what does that mean? Always, what does that mean? Forever, what does that mean? Means we'll manage, master your language. And in the meantime, I'll create my own. It means we'll manage, master your language. And in the meantime, I'll create my own. Sempre riconoscibile il suono di Tricky, fantastico davvero. E siamo tornati in diretta, insomma, anche oggi abbiamo un po' di notizie che, come di consueto, insomma, inizio a sciorinarvi a partire da quelle nazionali. Segni di normalità, ecco, gli aerei dovrebbero riprendere a volare sui cieli anche dell'Italia. Appunto, sono appunto una settantina di compagnie che torneranno a volare col rebus, naturalmente, del distanziamento a bordo. Comunque, è un lento ritorno alla normalità, circa più o meno 5,7 milioni di posti in più saranno disponibili al mondo e i nostri cieli ritorneranno ad essere, insomma, occupati non solo dagli elicotteri di controllo. Va bene, insomma, altra notizia di colore, come dire, che vi volevo portare un po' così, è quella che arriva dal presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Brusaferro, che dice: attenti all'eccessiva disinfezione, finisce negli scarichi ed entra in un ciclo. Vabbè, insomma, ci vuole moderazione in tutto, prendiamo atto di questo consiglio e ne terremo conto. Allora, un'altra notizia invece che riguarda poi anche il nostro prossimo futuro è di natura economica. Dunque, la lettera non c'è ancora, ma ci sarà proprio, rispondono all'unisono Palazzo Chigi e il Ministro dell'Economia, perché proprio il 2 giugno dalla Commissione Europea è arrivata una richiesta di chiarimento che suona più o meno così: i prestiti del fondo SURE per l'occupazione, li volete oppure no? Se sì, chiedeteli. Così è quasi pronta e sta per essere inviata questa lettera di richiesta con il piano di riforme per la ripresa. Riesplode intanto il caso MES, il PD lo vuole e di 5 Stelle no. Intanto hanno sviluppato uno studio per capire un po' come potrebbe andare. In 7 anni il prestito dovrebbe essere a tasso negativo. Insomma, da dove verranno i soldi per fronteggiare la crisi causata dal lockdown? E di oltre 300 miliardi in totale la potenza di fuoco che l'Italia potrebbe arrivare a dispiegare dal SURE, che sarebbe il Fondo Europeo contro la Disoccupazione, il BEI, i fondi di emergenza, e MES, il Meccanismo Europeo di Stabilità, sempre se il governo deciderà di utilizzare anche questa linea di credito. Ecco, potrebbe essere garantito quasi un totale di 100 miliardi di risorse, cui si aggiungerà la dote di altri 172 miliardi eventualmente dal futuro Recovery Fund. Intanto il governo ha operato in deficit mettendo in campo 75 miliardi con le due manovre di marzo, il Cura Italia con 20 miliardi, e di maggio il decreto rilancio 55 miliardi. Saremo a vedere come si muoveranno. È chiaro che è evidente, voglio dire, ormai ovvio, che le coperture totali non ci sono, quindi anche per queste casse integrazioni ancora che stiamo aspettando, guardiamo all'Europa, perché se non arrivano i fondi europei qui è tutto bloccato. Io mi sono riferita alle fonti AGI e La Repubblica e ci torneremo su per forza di cose. Noi aspettiamo fiduciosi che si sblocchi un po' la situazione. Un'altra notizia invece che riguarda proprio i confini nazionali viene dalla Lombardia e ancora sulle RSA lombarde. La regione Lombardia ci ripensa e cambia le regole per i ricoveri degli anziani nelle case di riposo. La maggioranza di centrodestra ha detto ieri ok, via libera al testo della delibera dell'assessore regionale al welfare Giulio Gallera.
che sblocca i nuovi ingressi nelle RSA lombarde che la Giunta approverà lunedì dopo il nulla osta del Comitato Tecnico Scientifico. Le nuove linee guida, magari non grida, ma sarebbe molto da gridare, perché effettivamente il lapsus era freudiano. La situazione nelle RSA lombarde è tragica, non si poteva neanche immaginare una situazione di questo tipo, e invece ce la siamo ritrovata davanti, e ancora non abbiamo risposte certe rispetto a quanto è successo, perché ovviamente c'è un processo, bisognerà aspettare i tempi processuali. Vabbè, comunque, tornando a noi, le nuove linee guida prevedono inoltre il tempestivo trasferimento negli ospedali con reparti attrezzati degli ospiti delle case di riposo affetti da Covid-19. E insomma, era anche ora, che era un po' ovvio, però ora l'hanno specificato. Ovviamente il problema si pone per i pazienti terminali, o che siano in stato terminale oppure in condizioni particolarmente compromesse tali da rendere impossibile il loro trasferimento. In questo caso però la RSA che ospita l'anziano dovrà essere in grado di garantire tutte le misure di sicurezza e quindi il contenimento del contagio. Stiamo parlando di contagio dove ormai il peggio è passato, e insomma il tutto comunque sarà sotto il controllo del ATS, sia per quanto riguarda gli ospedali che le case di riposo. Io direi, a questo punto, senza ulteriori commenti, perché tanto sarebbero inutili, la giustizia farà il suo corso, direi ci ascoltiamo il notiziario di Popolare Network. Vi mando il notiziario delle 13:30, è un notiziario breve, e poi ritorniamo poi dopo per i commenti e magari un brano. Le 13:30 minuti, buon pomeriggio, le notizie di Popolare Network. Associazione a delinquere finalizzata all'istigazione all'odio razziale ed occupazione abusiva di immobile. Sono questi i reati che la Procura di Roma contesta a Casa Pound e ai suoi vertici. Oggi per la sede dei neofascisti nella capitale è stato chiesto ed ottenuto il sequestro. Da Roma, Maria D'Amico. Allora, la notizia è che la Procura di Roma ha chiesto e ottenuto dal GIP il sequestro preventivo per reato di occupazione abusiva della sede di Casa Pound in via Napoleone III. Questa notizia è arrivata dopo che ieri sera la sottosegretaria all'economia Laura Castelli, la grillina Castelli, aveva preannunciato lo sgombro dell'immobile che è di proprietà del demanio, quindi del Ministero dell'Economia. Uno stabile di 3 piani che si trova all'Esquilino, vicinissimo alla stazione Termini, che è occupato dai fascisti di Casa Pound da 17 anni, uno stabile che è divenuto la sede di molte associazioni che fanno riferimento proprio a Casa Pound, ma anche la residenza ufficiale degli esponenti di Casa Pound, che in tutto questo tempo non hanno pagato né affitto né utenze. Determinante è stato il Campidoglio, la sindaca Virginia Raggi, che lo scorso agosto era già andata davanti Casa Pound e, esercitando i suoi poteri, aveva fatto togliere la targa di marmo che indicava Casa Pound su quel palazzo, dicendo che era abusiva. Lo stabile, quello stabile lì, che è appunto di proprietà del Ministero dell'Economia e Finanze, è inserito nella lista fatta dal prefetto dal prefetto di Roma, e in cui sono previsti tutti quelli che saranno gli stabili che dovranno essere liberati perché sono di proprietà pubblica. La Corte dei Conti ha stimato in 4,5 milioni di euro le perdite causate appunto da questa occupazione fatta da Casa Pound per indisponibilità di bene pubblico. Le proteste per la morte di George Floyd, oltre 90 gli arresti nella notte a New York, dove ci sono stati tafferugli tra polizia e manifestanti. In tutto il paese le manifestazioni proseguono. A San Francisco un giovane sarebbe stato ucciso a colpi di pistola da un poliziotto. Intanto a Minneapolis sono stati arrestati e incriminati anche gli altri 3 agenti che hanno eseguito il fermo di Floyd. L'accusa per Derek Chauvin, invece, l'agente che col ginocchio soffocò Floyd, si è aggravata, passando a omicidio di secondo grado. Oggi si dovrebbero tenere i funerali del cittadino afroamericano.
Il Parlamento di Hong Kong ha dato il via libera alla legge che criminalizza ogni forma di disprezzo verso l'inno nazionale cinese. Il provvedimento, che prevede sanzioni pecuniarie e detentive, è stato votato nel giorno del 31esimo anniversario di piazza Tiananmen, la cui celebrazione è vietata per la prima volta nell'ex colonia. Il fronte democratico si è sottratto al voto con cori e slogan di condanna. La tensione è alta anche per l'approvazione di un'altra contestata legge che limita l'autonomia di Hong Kong, quella sulla sicurezza nazionale, che ha avuto l'ok alcuni giorni fa. Tempo per oggi: pioggia su tutto il nord Italia, tempo variabile al centro-sud. È tutto per il momento, le notizie di Popolare Network tornano alle 15.30, buon ascolto. E torniamo in diretta. Sì, insomma, tempo variabile al centro-sud, fa un caldo incredibile, devo dire. Niente, aspettiamo la pioggia per tra stasera e domani. Domani da pioggia, vedremo che succederà. Speriamo soprattutto in un weekend soleggiato per affacciarci al mare. Intanto, prima di, insomma, di ritornare un po' su alcune di queste notizie che Popolare Network ha mandato, vi mando un brano di Di Martino, un bellissimo brano, Cercasi Anima, e ci ritroviamo tra pochissimo. Anima persa in un supermarket sabato mattina alle 9.30, mentre tutti volevano approfittare dell'offerta commerciale. Il posteggio scintillava di carrelli e borse grandi, cani e mariti da passeggio. E avevo perso la mia anima a noleggio, sul bancone della carne, tra le gambe di una ragazza il giorno della festa, o tra i barattoli del sale, o nel cuore di un tacchino il giorno di Natale. Per amarmi ancora un po', cerca l'anima persa sulla tangenziale in una 127 sulla strada di ritorno dalla fabbrica di cera per pavimenti intorno a mezzogiorno. Tra le marmitte e i paramenti di un motociclista nero come la pece la sua donna, di vernice verde che boccheggiava come un serpente, un'altra canzone estiva, un'altra canzone assente. Mentre tutto mi sembrava niente, aveva ancora in testa Pasolini, con gli occhiali scuri, le mutande di Francesca. Mentre tutto mi archivio comunale, mentre riempivo un altro modulo per inventarmi una ragione sociale, l'ho sentita scivolare, arrampicarsi sopra i muri e cercare una finestra. Avete visto la mia anima l'ho persa nella folla inferocita di un collocamento, mi ha lasciato solo il vento che se l'è portata, come quando porta via le ossa a un cane. Che se l'è inghiottita, come quando inghiotto le persone sole, ed io ho perso l'anima e non ho parole più per continuare.
E quanto scrive bene Di Martino, davvero non vedo l'ora che ritorni in Puglia, spero quanto prima, altrimenti toccherà andare a trovarlo in Sicilia, non so, scrive bene sia testi che musica, è davvero davvero straordinario, così giovane, così talentuoso, e probabilmente secondo me non ha avuto la fama che merita, probabilmente insomma l'essere così schivo e garbato in questo mondo non gioca a suo favore, però devo dire i suoi concerti sono sempre affollatissimi e pieni. Allora, io vi ricordo i nostri contatti, vi ricordo il numero di telefono per mandarci messaggi, sms, whatsapp, quello che volete, il 351-677-6164, e vi ricordo che ci potete ascoltare sia da Spreaker, www.spreaker.com/rkonair, ma anche ovviamente dalla nostra piattaforma, che è un blog, un diciamo un magazine, e lo trovate sempre così come ci state ascoltando all'indirizzo www.rkonair.com. Allora, tra le notizie che oggi ha tirato fuori un po' Popolare Network c'era quella che riguarda Casa Pound. Ebbene sì, dopo più di 6.000 giorni, 17 anni di occupazione abusiva, è stato emanato l'ordine di sgombero definitivo e sequestro preventivo della sede romana dell'organizzazione neofascista di Casa Pound. Non ci credeva più nessuno, cioè sui social c'era sgomento, perché tanto ormai sembrava impossibile che fossero mandati via, eppure erano lì, mangiavano, vivevano, dormivano, usavano le utenze, tutto gratuitamente, ed è tutto molto bello. Questo ordine di sgombero è stato emanato giusto ora che Casa Pound ha occupato un altro stabile ad Ostia, dove Marcella siede in consiglio comunale e dove possono godere della protezione di numerosi esponenti di spicco, tra l'altro della malavita organizzata capitolina. E sui social si è scatenato insomma un po' una serie di commenti. Io ho seguito anche un po' quello che è successo sulla pagina dei Sentinelli di Bari per un post proprio che dava questa notizia, e quello che si chiedevano gli ascoltatori era che per l'occupazione abusiva ora appunto sgomberata possa seguire però anche una pena ed un risarcimento, altrimenti si tratterà soltanto di una farsa. Mi sembra una giusta osservazione, insomma ho pensato di riportarla. Tornando alle notizie invece di cui ha parlato Popolare Network, naturalmente impossibile non parlare della morte di Floyd, perché sono stati arrestati poi tutti gli agenti coinvolti ed anche il poliziotto che ha soffocato l'afroamericano, che ora è accusato per omicidio di secondo grado. Anche questa è una notizia che diciamo giusta, ma anche perché chi ha visto le scene del video insomma non può avere dubbi, è evidente che il suo comportamento era intenzionale ed è rimasto lì fino a quando non era assolutamente certo che fosse morto, quindi cioè non poteva essere un incidente, ecco, non può passare come incidente, però questo non vuol dire nulla, perché come sappiamo, specie per quanto si tratta, quando si tratta di afroamericani in America, purtroppo la situazione è davvero così come viene descritta nei film, e di solito il bianco rimane impunito e appunto la minoranza nera, minoranza che poi insomma, vabbè, comunque la minoranza rimane a subire. Sono oltre 10.000 intanto le persone fermate nelle proteste, ieri erano già 200 gli arresti a New York. Il Pentagono però è contro Trump sull'uso dell'esercito, e questo direi meno male. Il principale quotidiano americano, il New York Times, ha ospitato l'intervento del senatore repubblicano Tom Cotton, che è la pensa praticamente come il presidente Trump, anzi sembra proprio un tweet di Trump, invece è proprio una dichiarazione del senatore che dice mandate le truppe. È davvero incredibile che si continui insomma con questa retorica aggressiva, e in ogni caso insomma sono insorti tutti i giornalisti, la polemica continua, speriamo che gli USA, gli United States of America possano migliorare un po' anche, voglio dire, nella facciata almeno. Comunque Obama sostiene che la protesta
dice, io alla fine sono d'accordo con quello che sta accadendo. Avevamo visto che aveva anche lasciato delle lacrime proprio quando erano scoppiati gli scontri, aveva visto il video. Dice, questa crisi va usata per risvegliare l'America. Spike Lee ha fatto anche lui una dichiarazione, ha detto: resto ottimista perché vedo bianchi e afroamericani sfilare tutti insieme. Comunque, da Londra a Parigi la rabbia per Floyd contagia l'Europa e le proteste si estendono anche all'America Latina. La figlia di George Floyd ha detto: papà ha cambiato il mondo. Io insomma credo che questa sia una dichiarazione davvero davvero l'unica cosa che in mezzo a tutto ciò può dare un po' di consolazione a tutti quelli che stanno comunque subendo anche le vessazioni, perché vengono arrestati, perché la polizia è in tenuta antisommossa e picchia tutti e così via. A Napoli, intanto, proprio legato a questo, è apparso un murale ad opera di Jorit per Floyd e per la lotta contro il razzismo. L'opera ha 5 volti ed è stata dipinta su un tetto di Berra. E insieme all'afroamericano ci sono anche Martin Luther King, Lenin, Malcolm X e Angela Davis. Chi non sapesse chi è Jorit, ossia Ciro Cerullo, della classe 1990, quindi molto giovane, conosciuto semplicemente appunto come Jorit, è un artista italiano specializzato nell'arte di strada e nell'arte murale. Attivo principalmente a Napoli, hanno scritto di lui le più grandi testate giornalistiche internazionali come il The Guardian, la BBC, il Middle East Eye, il Telesur, Euronews. Non ve le posso citare tutte, ma insomma andate a vedervi le sue opere perché sono notevoli. Sul volto di San Gennaro a Forcella ed è stato riconosciuto dai critici internazionali, anche da Achille Bonitoliva, come un esponente di rilievo insomma contemporaneo. La sua attività artistica è divenuta materiale di studi e trattati universitari. Direi che si è preso una bella responsabilità e noi lo appoggiamo in pieno. E a questo punto ci ascoltiamo Fiona Apple con Fetch the Bell Cat Culture, perdonatemi la R, ma io come sempre ho questo problema, e ci ritroviamo poi dopo per le notizie sull'estero.
E niente, i più attenti si saranno accorti che non si tratta di Fiona Apple, perché questa è Camolier dei Flavor Convention. Ma Fiona ve la mando subito dopo. Nel frattempo, insomma, dato che siamo un pochino in ritardo e il giovedì comunque incombono tanti tanti altri programmi, tra cui appunto incombe lo Specchio Nero proprio alle 18, allora dai, andiamo avanti. Io vi ricordo che sono Paola Pagone, vi tengo compagnia fino alle 18 più o meno tutti i giorni, e più o meno fino alle 18, quindi siamo belli variabili, ma tanto i nostri ascoltatori sono degli assidui ascoltatori di podcast. Dunque, parliamo di estero. La notizia che arriva dalla Russia è di un disastro ambientale che si è tenuto appunto in Siberia. Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato lo stato di emergenza dopo questa fuoriuscita di combustibile diesel di lubrificanti nel fiume Ambarnaya in Siberia, che rifornisce le acque potabili della vicina Norilsk. I materiali inquinanti si sono sversati da una cisterna di un impianto del gigante dei materiali Norilsk Nickel. Il gruppo è stato criticato dal capo del Cremlino per aver cercato di nascondere l'accaduto. La perdita di oltre 20.000 tonnellate si è verificata infatti lo scorso 29 maggio, quando una cisterna di carburante è collassata in una centrale elettrica vicino appunto a Norilsk, oltre il circolo polare artico. Si tratta del secondo più grave incidente nella storia della Russia moderna in termini di volume di sostanze tossiche fuoriuscite, ha spiegato l'esperto del WWF Alexei Krisnikov. Il primato è detenuto dalla fuoriuscita di greggio, che è praticamente fuoriuscito per diversi mesi nel 1994 nella regione di Komi. In una teleconferenza Putin ha strigliato il capo della controllata, appunto Norilsk Nickel, che gestisce la centrale, ma dopo appunto questo confronto i vertici dell'azienda non hanno praticamente riferito l'accaduto in modo tempestivo, insomma si sono presi la strigliata, non sono stati uccisi ancora, questo è chiaro. Vabbè, lui, Putin, ha detto: beh, lo devo scoprire dai social, incredibile. Passiamo alla notizia, appunto, come detto, che riguarda Hong Kong. Proteste e scontri ad Hong Kong nel giorno del 31esimo anniversario del massacro di Tiananmen. La polizia e i vigili del fuoco sono entrati nel parlamento dell'ex città-stato dopo che due deputati pro-democrazia avevano lanciato liquido maleodorante fra i banchi durante la discussione della controversa legge che appunto stabilisce sanzioni molto dure per chi è accusato di non rispettare l'inno cinese. Ho voluto riportare un po' appunto la notizia che comunque era già stata data da Popolare Network. Per quanto riguarda invece il resto del mondo, legati insomma ai dati legati al coronavirus, c'è un nuovo record di contagi in Brasile e invece Tokyo guarda alle Olimpiadi, però in versione semplificata. Nel Regno Unito invece si va verso un summit globale sui vaccini, perché nessuno può farcela da solo, dicono. Al vertice virtuale che si terrà domani a Londra parteciperà anche il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ed il fondatore della Microsoft, che come sappiamo è uno dei principali finanziatori dell'OMS, Bill Gates. L'ambasciatrice britannica in Italia, Lynn Morris, ha dichiarato: bisogna costruire una collaborazione globale, quindi da soli non ce la facciamo, così come aspettiamo la collaborazione globale per risorse, aspettiamo anche quella per i vaccini. E a questo punto vi faccio ascoltare Fiona Apple e non me ne vogliate davvero. A tra poco. I've been thinking about when I was trying to be your friend. I thought it was then, but it wasn't. It wasn't genuine. I was just so furious, but I couldn't show you, 'cause I know you, and I know what you can do. And I don't want a war with you, I won't afford it. You get sore even when you win.
And you maim when you're on offense, but you kill when you're on defense. And you've got them all convinced that you're the means and the end. All the VIPs and PYTs and wannabes, afraid not being your friend. And I've always been too smart for that, but you know what, my heart was not. I took it like a kid, you see. The cool kids voted to get rid of me. I'm ashamed of what it did to me, what I let get done. It stole my fun, it stole my fun. Vegetable bolt cutters, I've been in here too long. Vegetable bolt cutters, I've been in here too long. Vegetable bolt cutters, I've been in here too long. Vegetable bolt cutters. You sing so nice. Vegetable bolt cutters, I've been in here too long. Vegetable bolt cutters, whatever happens, whatever happens. Vegetable bolt cutters, I've been in here too long. Vegetable bolt cutters. While I'd not yet found my bearings, those it girls hit the ground comparing the way I was to the way she was, saying I'm not stylish enough and I cry too much. And I listened because I hadn't found my own voice yet. So all I could hear was the noise that people make when they don't know shit. But I didn't know that yet. I grew up in the shoes they told me I could fill. When they came around, I would stand real still. A girl can roll her eyes at me and kill. I got the idea I wasn't real. I thought being blacklisted would be grist for the mill. Until I realized I'm still here. I grew up in the shoes they told me I could fill. Shoes that were not made for running up that hill. And I need to run up that hill. Run up that hill. I will, I will, I will, I will, I will. Vegetable bolt cutters, I've been in here too long. Vegetable bolt cutters, whatever happens, whatever happens. Vegetable bolt cutters, I've been in here too long. Vegetable bolt cutters, whatever happens, whatever happens. E sul coro che Fiona Apple ha tirato su con i suoi cani, che lascio in sottofondo, davvero vagonate di stile per lei, davvero brava. Andiamo alle notizie invece che riguardano la Puglia. Volevo tornare sulla notizia intanto di ieri, che riguardava appunto la nomina dei Cavalieri al Merito della Repubblica da parte di Mattarella nella giornata del 2 di giugno, giornata della festa della Repubblica. E niente, ci sono anche dei pugliesi, infatti c'è Beniamino La Terza, che ha preso di essere stato nominato Cavaliere al Merito dal presidente Mattarella con la telefonata di Repubblica, e quando ha risposto ha detto: ma davvero? Con una laurea in scienze della comunicazione ha provato a fare il giornalista, ma poi ha scelto uno stipendio sicuro e la famiglia, come tanta gente probabilmente, soprattutto di questo periodo. Chissà quando si decideranno a fare qualcosa anche per il comparto editoria. Ha 39 anni, ha 4 figli e fa la guardia giurata per una società appunto di Taranto. È stato impegnato in tutte le strutture sanitarie della città, dal CERT all'ospedale Moscati, tutte impegnate nella lotta per contrastare il Covid. Con la voce rotta dall'emozione ricorda cosa l'abbia spinto il 22 aprile a scrivere al capo dello Stato per ricordare il valore del lavoro di tutti i suoi colleghi impegnati agli ingressi dei pronto soccorso, degli altri presidi dell'ASL durante l'emergenza. E lui non è l'unico
l'unico, non è l'unico pugliese ad essere stato insignito di questa alta onorificenza, che appunto ha origini antiche, molto indietro, prima della Repubblica, era in voga già, in voga no, magari insomma, diciamo in uso, più sarebbe meglio dire, già nel, durante la monarchia. C'è anche Adriana Gabrieli, che è nel gruppo di ricerca che a fine febbraio ha isolato il ceppo italiano del coronavirus. Ha lavorato senza sosta per giorni e notti insieme agli altri colleghi dell'ospedale Sacco di Milano, ed il suo impegno è stato riconosciuto dal Presidente della Repubblica, che l'ha nominata Cavaliere al Merito della Repubblica. Fa parte dei 57 eroi nominati, qui l'intera Italia deve dire grazie per l'abnegazione, la dedizione totale alla lotta al Covid. E salentina, originaria di Noa, frazione del comune di Galatina, ed è parte di quella Puglia che si è dovuta allontanare dalle proprie origini per costruire un futuro. E salentina come la sarta di Gallipoli, Irene Coppola, che ha cucito migliaia di mascherine di notte all'inizio della pandemia, ne abbiamo parlato a suo tempo durante i primi tempi del lockdown, e come anche il carabiniere Ettore Cannabona, di stanza in provincia di Palermo, che ha dovuto un mese, ha devoluto un mese di stipendio proprio in sostegno al, alle persone che avevano bisogno, per quanto è stato causato poi dall'emergenza Covid. Gabrielli inoltre è una ricercatrice precaria, tanto per tornare ecco a lei, quindi prende uno stipendio da 1200 euro al mese e non sa se le verrà riconfermato, quindi ancora più meritevole per l'impegno. Ora continua il suo lavoro, però ha dichiarato: non vedo l'ora di tornare dalla famiglia galatina. E proprio su questo tema, insomma, volevo darvi notizia dei tanti rientri che ci sono stati dalle altre regioni, ora che la Puglia insomma ha potuto accoglierli, perché c'è la libera circolazione delle, delle persone. Beh, sono arrivati in 6.000, si sono autosegnalati in poche ore. Inoltre in Puglia, come detto in apertura, anche in Puglia si torna a volare, e Ryanair riapre le sue tratte dal 21 giugno, ripartono i collegamenti da Bari e Brindisi. Il calendario delle ripartenze prevede in questa prima fase, ossia fino al 30 di giugno, 10 destinazioni da Bari, che diventeranno 25 a luglio, 28 ad agosto. E le novità riguardano anche l'aeroporto appunto di Brindisi, l'aeroporto del Salento, 4 da Brindisi, che diventeranno 14 a luglio, e 15 destinazioni ad agosto. Trovate un articolo su questo tema anche su LSD Magazine, che ringrazio come sempre per la prontezza, la cortesia e la determinazione appunto. Grazie a Michele Traversa. Cambiamo argomento e ve la butto lì. Intanto, parlando di dell'approssimarsi delle elezioni, abbiamo visto che Vendola ha ripreso a esprimersi pubblicamente e insomma ha dichiarato endorsement per Emiliano: voterò il centrosinistra ed il suo presidente. E dice: Emiliano ora ha l'occasione di riflettere sulle critiche per aprire una nuova stagione, quindi è fiducioso che comunque sia tutto quello che è successo possa diciamo portare ad un avvicinamento e non ad un allontanamento, molto generoso da parte di Vendola. Un'altra notizia invece che ho trovato riguarda il re del panzerotto a Roma. Ha conquistato Roma con una delle eccellenze gastronomiche di Puglia, appunto il panzerotto barese, per comprarli nei tre punti vendita del suo Matò. La gente fa la fila ogni sera, ma il titolare Vito Maliotta per qualche tempo dovrà stare lontano dai suoi locali. Da ieri infatti l'imprenditore barese agli arresti domiciliari disposti dal GIP di Roma nell'ambito dell'operazione che ha fatto finire in carcere l'ex parlamentare dell'IDV e poi del PDL Sergio De Gregorio. Allora, altre notizie, volevo parlarvi di cinema, ma in una forma che davvero non vi aspettate. Volevo parlarvi dell'operazione antimafia Tabula Rasa della Guardia di Finanza, che è stata messa in campo nel capoluogo ionico, quindi a Taranto. In carcere 8 persone accusate a vario titolo di associazione mafiosa, traffico di droga, scambio di voto politico mafioso e tanto tanto altro.
altro. Secondo la ricostruzione dell'accusa, la casa di produzione Fandango si servì del clan Scambito per trovare lavoratori, comparse, location, parcheggi e tutto quello che serve, che servì per girare il film Il Grande Spirito di Sergio Rubini. In carcere anche il capoclan, contattato proprio per gestire l'organizzazione delle riprese in Puglia, e nelle intercettazioni spunta anche la fornitura, pare, di cocaina per la troupe. Io credo che ci saranno degli strascichi. Comunque, secondo gli investigatori, il clan Sambito sono stati i reali produttori esecutivi del film Il Grande Spirito di Sergio Rubini, girato proprio a Taranto nell'ottobre del 2017. Sappiamo che dal quartiere Tamburi di Taranto, quello che vive all'ombra dell'Ilva, perché... poi più lontano c'è soltanto a pochi passi, insomma, c'è una distesa rosa per le polveri di minerali che appunto vengono mandate nei giorni di vento, che invadono le strade, le case, anche il cimitero di Taranto. Da ieri tutta l'Italia ha scoperto che nel quartiere Tamburi molte cose sono del clan Sambito: la droga, le estorsioni, le elezioni politiche, ma anche il futuro. E quindi perché non il cinema, perché questo dovrebbe essere escluso? Cioè, se vuoi girare un film lì, evidentemente non potevi prescindere, non c'era tanto da fare trattativa. Credo che questa sia una forte attenuante, ma ecco, è questo che bisogna combattere per liberare Taranto, perché non c'è solo l'Ilva magari. Quindi speriamo che sia una buona occasione per rimischiare le carte e ripartire un po' meglio. Intanto in Puglia il record, come detto, di rientri, ma c'è stato un solo nuovo caso positivo e tre vittime soltanto. Quindi Lopalco dice è presto per sciogliere la prognosi, però è chiaro che la tensione si è decisamente allentata. A Bari riaprono anche i parchi, anzi no, perché è chiuso ancora Parco Largo 2 Giugno e la Pineta di San Francesco. Quindi aspettiamo che De Caro ci illustri il calendario delle aperture reali, ecco, dei parchi. E ci sono lavori in corso nei principali spazi verdi, quindi il motivo della chiusura, ecco, è questa. Un altro articolo che vi segnalo, come detto prima, per quanto riguarda i voli è proviene sempre da LSD Magazine. Dal 21 giugno prossimo, come detto, anche la compagnia aerea low cost Ryanair parteciperà proprio alla ripresa dei propri voli da Bari e da Brindisi. Andatevi a leggere l'articolo. Ringraziando ancora Michele Traversa, io vi faccio ascoltare Machines di Is Clarence, e ci risentiamo tra pochissimo per qualche segnalazione.
E sulle note di Machines, His Cleanliness, torniamo in diretta e vi parlo un po' di alcune altre notizie che provengono sempre da LSD Magazine, come dicevo poc'anzi. Alcune segnalazioni, perché quest'oggi trovate davvero tante cose interessanti. C'è un articolo che si intitola Sara Manfuso contro Barbie Quarantine. Di cosa si tratta? Sara Manfuso è l'opinionista televisiva e presidente di hashtag Io Così contro la Barbie Baffuta. Ecco, si tratta di una occultata celebrazione del maschilismo, questa è la denuncia. Rappresenta la donna che non sa farsi bella per se stessa, si tratta di usare uno spazzolino, una spazzola e un rasoio alla fine, ma che ci pensa solo quando esce di casa per incontrare il maschio alfa, dice Sara Manfuso. Con quel paio di baffi, vi invito anche a guardare la foto perché più, insomma, andando sul sito di LSD Magazine lo vedete benissimo, e alle gambe, insomma, da cui sembrano spuntar fuori degli aculei da riccio, ecco, questa Barbie Quarantine non celebra la donna comune e la sacrosanta libertà di essere se stesse, ma incarna il maschilismo più bieco, perché dice, chiaro, spiega Sara, dice, rappresenta la donna che si fa bella sempre e solo per gli altri, essendo la prima a concepirsi come oggetto di soddisfacimento altrui, anche solo se estetico, ovviamente. Gli smack consumati avidamente sul divano, ecco, questo con fare compulsivo, lontano dagli occhi indiscreti, ecco, questo è un'immagine, un'esagerazione grottesca di una donna che non sa prendersi cura di sé e che quando lo fa per rincorrere l'approvazione altrui. Perché certo, con il lockdown non abbiamo potuto godere della gratificazione, insomma, dell'estetista, del coiffeur, però comunque voglio dire, un vassoio, una spazzola effettivamente ce l'abbiamo tutti in casa, quindi anche Barbie Quarantine. Un altro invece articolo che ho trovato sempre su LSD Magazine è di natura più scientifica. Un 74enne originario di Napoli, con precedenti episodi di tachicardie ventricolari, è stato praticamente curato in una maniera molto, molto complessa e molto prestigiosa. Non poteva essere sottoposto a trapianto, quindi è stato salvato dal Air Team dell'Antea Hospital di Bari, ospedale di alta specializzazione accreditato con il Servizio Sanitario Nazionale, grazie ad un intervento multidisciplinare supportato dall'impiego di un dispositivo di assistenza per la circolazione extracorporea. La grande esperienza in campo cardiologico ed aritmologico degli specialisti della struttura barese ha permesso di mettere a punto questa complicata procedura, che ha dato una seconda chance a quest'uomo che non era più così giovane. Un esempio di collaborazione multidisciplinare, commenta il dottor Saverio Jacopino, coordinatore nazionale del dipartimento del gruppo ospedaliero di cui fa parte appunto Antea Hospital, che ha permesso di conseguire il risultato ottimale proprio per la salute del paziente. Che cos'è questo strumento di extracorporeo? L'ECMO si chiama, Extracorporeal Membrane Oxygenation, è un ossigenatore appunto in grado di fornire l'ossigeno e rimuovere anidride carbonica praticamente direttamente nel sangue del paziente. In questo modo mette a riposo il cuore, lasciando svolgere al macchinario esterno il compito del pompaggio del sangue. Allora, io direi che stiamo andando verso la chiusura, perché come dire, incombono gli altri programmi. Io vi leggo soltanto un'altra nota sempre da LSD Magazine. La Commissione Europea ha lanciato una sfida sul Covid-19 per gli Hackathon Copernicus del 2020. Sprint Lab 2020 e Planet Tech Italia
della Puglia organizzano il primo hackathon Copernicus italiano online e chiamano a raccolta esperti ed esperte di informatica dal 5 al 7 di giugno per trovare soluzioni in materia di reti idriche, acquacultura, pandemia e contagi. Uomini e donne che oggi da ogni parte del mondo si incontreranno, in realtà da domani esattamente, su una piattaforma che consente un'immersione virtuale con tanto di lavagne interattive e stanze relax per agevolare il networking. Si tratta della prima edizione italiana dell'Hackathon Copernicus Online. Uno degli obiettivi primari di questa iniziativa dunque sarà utilizzare questi dati per sviluppare strumenti che ci consentono di organizzare la nostra convivenza con il virus, però non solo. In questa fase di crisi economica generata proprio dalla pandemia è necessario sviluppare nuovi modelli di business sfruttando l'unico ambiente immune al Covid-19, quello informatico. Vi ricordo al volo gli appuntamenti di oggi del Medivex, perché questa mattina c'è stato alle 11.30 il live streaming di tecniche e prassi compositive per la musica da film, analisi ed interpretazione di una commessa di composizione per il cinema con Claudio Simonetti dei Goblin, ha moderato Roberta Ruggero dei Node, e alle 16 c'è stato un incontro autoproduzioni con Antonella Rizzi, sempre per il Musicarium Barese, che trovate anche domani. Alle 17 è iniziato anche il Musicarium Award con Ritratti Rock, corso avanzato di fotografia con Giovanni Canitano, che trovate anche questo, un appuntamento che ricorre ogni giorno. Alle 18 il live streaming invece, il futuro della musica live con Ernesto Assante, Clemente Zard di Vivo Concerti e Tommaso Paradiso. Mentre invece se restate su RKO sto per dare la linea allo Specchio Nero, mentre a seguire alle 19 c'è una nuova puntata di One More Live con Club Hub e Zinemag, che oggi hanno incontrato Last Floor Studio, e a seguire alle 20 Motown con Vito Santamato, e alle 21 fino alle 22 a tenervi compagnia Hardcore con Giamano. Io ringrazio la redazione, soprattutto innanzitutto direi Domenico Quaccio per la selezione musicale, ringrazio Alessandra Di Gregorio, Simona Losito, Marco Chiffi, Tommy Bonvino, Michele Casella, Michele Ventrella, Luciana Manco e Michele Traversa per il suo infaticabile lavoro. Vi lascio con Shine degli Slow Dive e ci risentiamo poi domani per l'ultimo appuntamento della settimana. Un saluto da Paola Pagone e davvero buona serata a tutti.